Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel primo governo Conte, ha aperto la parata di biga alla festa leghista in corso alla prateria di Domodossola. Giorgetti è tornato, c'era ad agosto 2018, è tornato venerdì sera, questa volta però in un quadro politico decisamente diverso. La gente è con noi, poi ci sono i giochi di palazzo, i giochi di potere, i giochi di poltrone che fanno sì che il popolo deve essere tenuto fuori dal governo del paese. Noi continuiamo avanti con grande coerenza, andare avanti con grande coerenza, portando avanti le battaglie nell'interesse della nostra gente, dei nostri lavoratori, dei nostri pensionati, dei nostri giovani. Per la Lega, non più di governo, comincia ora una fase politica nuova con il governo Conte bis pronto a presentarsi alle Camere per la fiducia. La Lega ha già preannunciato che sarà in piazza per quel giorno, ma lo sarà anche il 19 ottobre. Una grandissima manifestazione a Roma, in cui chiamiamo tutti coloro che amano la democrazia. Salvini ha avuto coraggio, ha detto Giorgetti, davanti al popolo leghista che lo applaudiva, rimandando al mittente che oggi parla di suicidio politico di Salvini. Più che suicidio si dovrebbe parlare di martirio al limite, ma Salvini non è morto, magari qualche ferita quando si rimargina rende più forti. E per quanto riguarda il futuro del centrodestra, qual è l'idea di Giorgetti? L'unità del centrodestra è una cosa in qualche modo scontata rispetto all'evoluzione che ha preso, diciamo così, la storia politica italiana. Dopodiché mi sembra evidente che non è che si può tranquillamente ripetere e copiare esperienze che potevano avere successo 20 anni fa. Bisogna inventare qualcosa di nuovo.